Questa è la storia di una coppia sulla quale la storia e la cronaca hanno impresso il marchio della scuola. A torto oppure a ragione lo dirà il finale della partita che si sta giocando ormai da un decennio davanti ai tribunali. E, insieme, la storia degli investigatori che da anni braccano economicamente marito e moglie, sodalizio familiare che si sarebbe fatto, e questa l'accusa, clan imprenditoriale. Una caccia ai due coniugi, ma soprattutto ai loro soldi, tra società che sembrano camaleonti, appalti milionari, spazzatura da gestire. Ed è anche la storia di un gioco dell'oca che sembra ricominciare sempre da capo, senza una verità giudiziaria definitiva, e che a volte sprofonda in una zona grigia, nella quale non si capisce più chi sono i buoni e chi sono i cattivi, visto che accanto ai presunti cattivi ci sono tutti: politici, avvocati, qualche carabiniere e forse anche qualche giudice. E questa è infine la storia di un nuovo affare, sul quale la coppia che porta impresso, per storia e per cronaca, il marchio della SCU, sta puntando forte. Un affare milionario che ha a che fare con il core business di famiglia, i rifiuti. La gestione della spazzatura è la sua ultima frontiera, il compostaggio industriale. Un affare da migliaia di tonnellate di monnezza. Pecunia non olet, dicevano i latini. I soldi non puzzano. E questa monnezza, se anche dovesse puzzare, vale milioni di euro. Che sperano di incassare Gianluigi Rosafio e Tiziana Scarlino, la coppia che nei rapporti dei carabinieri e nei fascicoli dei magistrati viene chiamata il clan della Sacra Corona Unita di Taurisano. La storia ha radici antiche. Noi partiamo dal 2000. Gianluigi Rosafio è un giovane e ruspante imprenditore di Taurisano, nel capo di Leuca. Ha una sua azienda di smaltimento rifiuti ereditata dal padre. A gestire gli uomini e i mezzi ci pensa lui. A tenere le chiavi della cassaforte, a mantenere le carte in ordine, c'è lei. Tiziana Scarlino, di Taurisano come il marito. Un cognome pesante, una storia familiare pesantissima. È la figlia di Giuseppe Scarlino, l'uomo che qui tutti conoscono come Pippi Calamita. Quando Rosafio sposa sua figlia, il boss di Taurisano non sarà presente al matrimonio. È in carcere già da tempo, all'ergastolo. E Gianluigi Rosafio ora, l'uomo di casa. E si dà da fare. Taurisano, in quei primi anni del 2000, è a due passi dalla riva del Salento che sta vivendo la sua grande esplosione turistica. A migliaia i vacanzieri si riversano sulla costa dello Ionio, dagli scogli di Leuca alle spiagge di Ugento. Si accalcano nelle marine, che fino a qualche anno prima erano poco più che borghi di pescatori. L'abusivismo e l'edilizia senza criterio hanno cementificato la costa. Si sono costruite case a migliaia, senza alcun criterio paesaggistico e fuori da ogni piano urbanistico. E così, 9 volte su 10, quelle case non hanno neanche le fogne. Ed eccolo qui il business che Gianluigi Rosafio fiuta, forte dell'esperienza del padre, Rocco, da tempo imprenditore nel settore. Si chiamano bottini, sono automezzi che svolgono un servizio essenziale, svuotano i pozzinelli delle abitazioni per poi portare i reflui nei depuratori autorizzati. A mantenere le carte in ordine, continua a pensarci Tiziana Scarlino, che nell'ufficio dell'azienda di famiglia tiene i conti. A chiudere gli occhi ci sono i carabinieri amici, che lo coprono in cambio di qualche servizio. Lui, Rosafio, svuota il pozzo nero di casa. Loro girano la testa dall'altra parte, quando è il momento. Quando, cioè, i bottini, carichi di reflui, vengono portati nei depuratori non autorizzati, ma amici, o scaricati nelle campagne, tra ortaggi ed ulivi, o addirittura per strada, una goccia alla volta. E se per caso, nella sede dell'azienda a Taurisano si trova un pozzo, qualche volta il tubo dell'autospurgo è finito anche lì, a contatto con la falda. Il filone d'oro è trovato. La premiata ditta Rosafio Scarlino diventa, di giorno in giorno, più forte. Ma per diventare ancora più forte, per crescere, deve sbaragliare la concorrenza, gli altri imprenditori. E qui c'è un elemento decisivo e controverso nelle accuse a Gianluigi Rosafio. A qualche imprenditore concorrente, a chi cercava di contendergli il business, il genero del boss di Taurisano avrebbe ricordato quella sua parentela pesante.
avrebbe sottolineato che il suocero era all'ergastolo, è vero, ma la figlia era parte integrante della ditta e che fare uno sgarbo a quella coppia, con quella storia alle spalle, non era affatto prudente. Ai consigli, in qualche caso, era seguito qualche strano incidente. Un automezzo che va a fuoco può essere una coincidenza. Chi però, qualche collega imprenditore, dell'imprenditore rampante, legge come un avvertimento. Il mercato si fa più libero. La premiata ditta di Gianluigi Rosafio e Tiziana Scarlino si fa sempre più forte. Ma l'appetito viene mangiando. E Rosafio, da uomo pratico, capisce che il vero business non sta nello smaltimento dei reflui delle case, ma in quello delle industrie. Di industrie, in particolare ce n'è una, dalle parti di Seclì. Si chiama Sea Marconi Envirotech ed è una società gemmata dalla casa madre che sta in provincia di Torino. A dirigerla c'è un'altra coppia, Graziella Gardini, originaria di Galatone, e Vander Tumiatti, originario di Collegno, in provincia di Torino. La Sea Marconi di Seclì ha un maledetto bisogno di smaltire. Non reflui civili, ma rifiuti industriali. Roba pericolosa, pericolosissima. Come si siano incontrati Gianluigi Rosafio e l'azienda di Seclì che si occupa della dealogenazione di alcuni oli usati nell'industria elettrica e la coppia Tumiati-Cardini con l'altra coppia, Rosafio-Scarlino, è tuttora un mistero. Sta di fatto che quei veleni andrebbero smaltiti nei depuratori appositi, stoccati in discariche speciali, con accortezze assolute. Ma lo smaltimento autorizzato costa, e così Rosafio, di notte, zitto zitto, li avrebbe portati nella discarica Monteco di Ugento, quei veleni, in quella discarica che proprio non era fatta per smaltire quella roba. E poi Rosafio, qualche altro camion, lo avrebbe portato in campagna. Fusti blu, colmi di PCB buttati fra gli ulivi, un vero e proprio deliberato avvelenamento della terra tra Ugento e Presicce, una delle zone più belle del Salento, colpita a morte. È qui che scattano due inchieste, distinte ma incrociate. A coordinarle, insieme al procuratore capo di Lecce Cataldo Motta, c'è un sostituto procuratore donna, Elsa Valeria Mignone. Come Aracne, il ragno, con pazienza e precisione, tesse la tela delle accuse, nelle quali sono destinati a finire Gianluigi Rosafio, ma anche Tiziana Scarlino. Quella ragnatela, a dir la verità, si rivelerà anche una tela di Penelope, con i tribunali pronti a farla e a disfarla, scucirla e poi a ritesserla, ancora fino ai giorni nostri, mentre il tempo passa e la prescrizione recide ad uno i vari fili dell'inchiesta. È il 2005 quando arriva la prima condanna. È per lo smaltimento di PCB, quei bidoni blu provenienti dalla Sea Marconi Envirotech, che hanno avvelenato la terra di Burgesi. Un reato impressionante, ma non ben sancito dal codice penale. Così Gianluigi Rosafio se la cava con una condanna a 2 anni e mezzo. Condannati ad 8 mesi, Graziella Gardini e Vander Tumiati, la coppia socia e dirigente della Sea Marconi. E arrivano anche le condanne per 2 professionisti, entrambi di Soleto e con lo stesso cognome. 8 mesi a Gianfranco Grecolini, il professionista che doveva vigilare sullo smaltimento della Sea Marconi. 6 mesi a Michele Grecolini, l'allora direttore della discarica Monteco di Ugento, nella quale avvennero gli smaltimenti illeciti. Una figura chiave che tornerà ancora in questa storia. Ci torna ad esempio nel 2007, quando la prima interdittiva antimafia si abbatte su un'azienda di Rosafio, la Geotech, che gestiva la raccolta dei rifiuti a Casarano. Direttore tecnico della Geotech in quel momento e fino al 2011 è proprio Michele Grecolini, come si rileva facilmente dal suo sito michelegrecolini.it. La Geotech, assistita dall'avvocato Luigi Quinto, riuscì ad ottenere l'annullamento dell'atto della prefettura, sostenendo di aver allontanato Rosafio dalla compagine societaria e dimostrando di aver cambiato sede legale da Casarano a Barletta. Come dire che tra Geotech e Rosafio non c'era più alcun rapporto. Una circostanza che di lì a poco, come vedremo, verrà smentita dai fatti. È l'ottobre 2009 quando arriva un'altra condanna. È per il traffico illecito di rifiuti, cioè lo smaltimento di reflui civili ed industriali sia nella discarica Monteco che nelle campagne circostanti. E qui le condanne sono decisamente più pesanti. 7 anni a Gianluigi Rosafio, mentre alla compagna, nella vita e nel lavoro, Tiziana Scarlino, toccano 9 mesi. 5 anni e mezzo anche a Rocco Rosafio, il padre dell'imprenditore e anch'egli impegnato nell'attività di smaltimento illecito. 3 anni a Roberto Gugliandolo, il carabiniere corrotto da qualche miserabile servizio di Rosafio.
L'imprenditore gli svuotava il pozzo nero, lui chiudeva gli occhi sui suoi crimini. Due altri carabinieri invece saranno assolti per prescrizione dall'accusa di corruzione. E poi altre 11 condanne per traffico illecito di rifiuti agli uomini dell'organizzazione. Un'organizzazione che però, attenzione, non è da considerarsi mafiosa in questo stadio del processo. Ecco il tallone d'Achille della sentenza di primo grado, che esclude l'aggravante mafiosa dei comportamenti. La tesi accusatoria di Elsa Valeria Mignone ha sì fatto breccia nei giudici, che però non hanno trovato abbastanza solida la ricostruzione di quelle minacce rivolte ai concorrenti nel nome del suocero, il boss della Scuderia Taurisano, Pippi Calamita. È un punto decisivo questo per due motivi. Perché senza l'aggravante mafiosa, Rosafio e tutti i suoi possono continuare ad avere rapporti con la pubblica amministrazione. Cioè possono vincere appalti, occuparsi di servizi pubblici. Un dettaglio importantissimo se si pensa che la Geotech gestisce i rifiuti di 15 comuni del Sud Salento e proprio in quegli anni è sbarcata in provincia di Brindisi a Cellino San Marco. Ed è decisiva l'aggravante mafiosa perché in sua assenza i reati sono destinati a prescriversi. Gen appello. Così Gianluigi Rosafio e Tiziana Scarlino si sentono praticamente in salvo. Nella caccia grossa che stanno muovendo la presunta coppia della SCU, Cataldo Motta e Valeria Mignone hanno vinto una battaglia. Ma la guerra sembra destinata alla sconfitta. E quindi non è forse un caso che due mesi dopo quella sentenza, Geotech e Gianluigi Rosafio, formalmente estranei, tornano in affari. L'azienda cede all'uomo la proprietà della Geco Ambiente, tenetelo a mente questa sigla. Quella che si rivela una specie di cassaforte di famiglia. E questa è la fase nella quale arriva la sentenza della svolta. È il 23 febbraio 2011. Attenti a questa data, perché sarà interessante verificare cosa accadrà dopo il 23 febbraio 2011. La Corte d'Appello si esprime sulle accuse del PM Mignone. Fioccano le prescrizioni come era inevitabile, a partire da quelle per Tiziana Scarlino, lì in aula, accanto al marito, per continuare con le prescrizioni di tutti gli altri uomini coinvolti nel traffico illecito. Solo per Gianluigi Rosafio le cose vanno diversamente. I giudici confermano la condanna, ma in più riconoscono l'aggravante. Ci fu mafiosità nei suoi comportamenti. Le minacce e le prevaricazioni con le quali costrinse i suoi concorrenti a togliersi di mezzo prendevano forza dal nome di Pippi Calamita, dal ricordo del suo potere criminale. La tesi di Valeria Mignone stavolta è passata. È la sentenza della svolta questa. E qui comincia anche una nuova strategia della coppia, e di Gianluigi Rosafio in particolare. Cataldo Motta lo chiama l'inabissamento della SCU. Di fronte a indagini che stroncano le organizzazioni, a sentenze che colpiscono frontalmente le associazioni criminali, i malavitosi scelgono di inabissarsi, di sprofondare sotto il pelo dell'acqua degli affari leciti, di elevare una cortina fumogena per coprire il reimpiego del denaro sporco. E quanto potrebbe essere successo in questo caso, quando la sentenza di secondo grado colpisce un imprenditore nel pieno del successo, forte, di decine e decine di automezzi innanzitutto. Vincitore di appalti pubblici nella raccolta dei rifiuti di Casarano e di tanti altri comuni, fino in provincia di Foggia. Rispettato, rispettatissimo nel suo paese, Taurisano, dove è diventato il presidente della squadra di calcio e consolida i suoi interessi con il tifo del pallone, con il consenso sociale. È una di quelle squadre per le quali risuona l'allarme la direzione distrettuale antimafia di Lecce, secondo la quale la mafia si è infiltrata nel pallone. La storia della coppia Gianluigi Rosafio, Tiziana Scarlino è una svolta. La sentenza d'appello, datata 23 febbraio 2011, può cambiare molte cose. Perché se è vero che la prescrizione ha mandato via liberi e sostanzialmente incensurati quasi tutti i 35 imputati del processo per traffico di rifiuti, compresa la figlia del boss, Tiziana Scarlino, è anche vero che in quel quasi c'è il dettaglio che cambia tutto. La prescrizione non scatta per Gianluigi Rosafio, per un motivo ben preciso. I giudici hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa. È scontato quindi che alla prima occasione le aziende, sue o di famiglia, verranno colpite dall'interdittiva antimafia e quindi privati degli appalti con la pubblica amministrazione. Il business sta per fermarsi, la grande giostra della monnezza, che nel frattempo si è arricchita di un impianto di selezione e la raccolta differenziata nell'824 della zona industriale di Casarano, sembra ormai all'ultimo giro. E
È a questo punto che, per usare la definizione di Cataldo Motta, scatta la strategia dell'inabissamento. Rosafio lascia la SD Taurisano, la cui presidenza ha dato troppo nell'occhio, tanto da essere finito anche nel mirino della procura antimafia e nell'allarme risuonato nell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ma la squadra di calcio è appena il giocattolo. Ciò che conta si gioca nelle società. Una si chiama Cogea, ha sede a Foggia in via Guglielmi, l'altra si chiama Geco e ha sede a Pieve di Cento, provincia di Bologna. La Geco è la cassaforte, tanto che detiene la maggioranza della Cogea, che invece è il braccio operativo, ha gli automezzi e le proprietà immobiliari. E dato che Rosafio è il socio unico della Geco, è anche il proprietario di fatto della Cogea. E quando il 23 febbraio arriva la sentenza che sancisce la sua mafiosità, lui deve correre ai ripari e deve farlo con la massima velocità. Infatti, 28 febbraio, 5 giorni dopo la sentenza, Gianluigi Rosafio vende tutte le quote della Geco a Martino Mazzotta. Nella visura camerale compare una strana dicitura. Nel caso in cui Mazzotta non rispetti anche solo una delle scadenze di pagamento previste, Rosafio riacquisterà la quota precedentemente ceduta. Una clausola che, a voler essere maliziosi, indicherebbe che quel passaggio di quote è solo formale, pronto a sciogliersi come neve al sole, ad un cenno di Rosafio. Passa un'altra settimana, l'8 marzo. Lo stesso Mazzotta acquisisce una quota pari a 15.800 euro dell'altra società, la Cogea. A questo punto Rosafio non ha più alcun rapporto con quelle che erano le sue aziende, la Geco e la Cogea. E di che campa? Lavora. Lui e la moglie, Tiziana Scarlino, riappaiono a sorpresa come dipendenti di un consorzio. E di che si occupa questo consorzio? Di rifiuti, ovviamente. Si chiama Menir, ha sede a Diso. Ha vinto un appalto enorme bandito dal lato Lecce 2, guidato dall'allora presidente Silvano Macculi. A vincere l'appalto da 60 milioni di euro per la raccolta dei rifiuti nell'Aro 6, cioè ad Otranto e nel suo entroterra, è questa associazione temporanea di imprese fra due giganti del settore, la Supernova, cooperativa rossa del gruppo CNS, e la Lombardia Ecologia di Bari, unati fra due colossi che alle trattative sindacali e agli altri tavoli ufficiali manda in propria rappresentanza la figlia del boss e l'uomo che è già alla seconda condanna ed è uscito in tutta fretta dalle sue società, ma che forse sta cercando altre strade per tenerci il piede dentro. Passano altre tre settimane, il 29 marzo. La Lombardia Ecologia, cioè il partner di maggioranza del consorzio Menir, per il quale lavorano Rosafio e la Scarlino, sottoscrive un contratto con la Cogea. L'oggetto è misterioso, difficile dire se si tratti, ad esempio, di nolo a freddo degli automezzi, cioè una modalità molto usata per travestire subappalti. Magari con l'aiuto di un patto parasociale, cioè di una scrittura privata e riservata che regola i rapporti più e meglio degli atti ufficiali. Un classico meccanismo di inabissamento, per citare ancora Motta. Ma la tempesta sta per giungere, fin negli abissi. Passa infatti un'altra settimana e si capisce il motivo di quella fretta indiavolata con cui Rosafio ha ceduto tutte le sue quote sociali. Il 4 aprile del 2011, infatti, dalla prefettura arriva un'interdittiva antimafia. Ma attenzione, le aziende di cui Rosafio si è spogliato in fretta e furia non c'entrano. L'informativa dei carabinieri e l'interdittiva del prefetto Mario Tafaro colpiscono la Supernova, cioè il socio di minoranza di quel consorzio Menir. La motivazione sta proprio nel rapporto di dipendenza dell'imprenditore condannato e della moglie, il cui padre è il boss di Taurisano. Una cosa va detta e sottolineata. La Supernova farà poi ricorso al TAR di Lecce contro l'interdittiva. Tre mesi dopo, il tribunale annullerà l'atto, sancendo l'estraneità della cooperativa ad ogni infiltrazione criminale che, ammesso che ci sia stata, non aveva riguardato Supernova. Un'ipotesi quasi tre anni dopo possiamo però farla, che la bomba sia scoppiata tramite l'interdittiva Supernova, ma che il vero obiettivo di carabinieri e prefettura fosse, a conti fatti, l'appalto dell'Aro 6, con i suoi gestori ufficiali, Lombardi Ecologia, e quelli che forse erano i gestori di fatto, cioè la coppia Rosafio Scarlino e la loro galassia societaria. Non è quindi un caso se, poco dopo, va vuoto anche un altro passaggio. La Lombardia Ecologia richiede al lato Lecce 2 di poter cedere un ramo d'azienda, cioè una parte delle sue attività, alla Cogea, ovvero all'impresa che, formalmente, in quel momento, non c'entrava più nulla con Rosafio, che ne aveva ceduto le proprietà a Martino Mazzotta. L'odore di bruciato, però, è ormai troppo forte e la struttura tecnica del lato Lecce 2 nega la sua autorizzazione e manda a monte la cessione di ramo d'azienda tra Lombardi e Cogea. E a questo punto che qualcosa nei patti deve essersi rotto. Si scioglie il rapporto di dipendenza tra i coniugi Rosafio Scarlino e il consorzio Menir.
parallelamente, il 23 maggio 2011, appena due mesi dopo averlo firmato, si scioglie anche l'altro contratto, quello tra la Lombardi Ecologia e la Cogea, l'azienda di proprietà dell'AGECO, e quindi, almeno formalmente, di Martino Mazzotta. L'inabissamento, insomma, non sembra aver funzionato. E così, pochi giorni dopo lo scioglimento del contratto tra Lombardi e Cogea, Rosafio si riprende da Mazzotta tutto ciò che era suo. Ovvero, il 28 maggio torna nelle mani dell'imprenditore di Taurisano l'intero pacchetto societario dell'AGECO. Il 9 giugno è la volta delle quote rimaste alla Cogea. Liberi tutti, insomma, si torna alle postazioni iniziali e Rosafio deve cercarsi altre strade e altri soci. È quello che succede alla fine dell'anno, 10 giorni prima di San Silvestro. 21 dicembre, un nuovo giro di valzer. Di nuovo Rosafio si spoglia di tutto. Le quote della Cogea vanno ad un leccese, Angelo La Rocca. Il piattoforte invece, cioè la proprietà dell'AGECO, 1.600.000 euro, passa a Fabio Manni, di Soleto. Compaesano quindi di quel Michele Grecolini, soletano con uno studio a Casarano, che fino al 2011 è stato direttore tecnico della Geotech, la ditta che gestiva la raccolta dei rifiuti a Casarano, e che ora diventa direttore tecnico della Cogea, cioè la ditta che il 10 febbraio 2012, un mese dopo tutti questi passaggi societari, vince l'appalto per gestire la raccolta dei rifiuti a Casarano. Lo stesso Grecolini, che è anche il progettista dell'impianto di raccolta differenziata realizzato dalla Geotech, cioè la piattaforma di selezione che usa, guarda un po', anche la Cogea per portare al riciclo i rifiuti raccolti. Insomma, cambiano sigle e formule, quote sociali e intestazioni, ma alla fin fine, a gestire tutto, sembrano esserci sempre gli stessi soggetti, sempre con gli stessi mezzi e sempre con le stesse modalità. È qui che si combatte una delle battaglie decisive, nella guerra in atto ormai da una dozzina d'anni. Da una parte c'è la coppia che per storia e per cronaca porta il marchio della Sacra Corona Unita, giustamente o meno sarà il finale giudiziario a dirlo, cioè Gianluigi Rosafio e Tiziana Scarlino. Dall'altra, i carabinieri, guidati dal colonnello Maurizio Ferla, la prefettura, al capo della quale ora c'è Giuliana Perrotta, ovviamente a direzione distrettuale antimafia, cioè Valeria Mignone e Cataldo Motta. Ma dentro a questa battaglia finiranno anche avvocati e giudici. State a vedere. La sorte vuole che a guidare il comune di Casarano in quel momento non ci sia un politico. Le convulsioni del centrosinistra locale hanno lasciato vacante la poltrona del sindaco, sulla quale è provvisoriamente seduto un commissario prefettizio, una donna di nome Erminia Ocello. Il 10 febbraio la Cogea vince l'appalto dei rifiuti di Casarano. Il 14 febbraio, 4 giorni dopo, viene stilata l'interdittiva di San Valentino, con la quale carabinieri e prefettura comunicano al municipio casaranese che nella Cogea c'è odor di mafia. Il passaggio di consegne per il nuovo appalto dovrebbe avvenire lunedì 6 marzo. 3 giorni prima, venerdì 3 marzo, la commissaria Ocello annulla la vittoria della Cogea e assegna l'appalto alla seconda classificata. Lo stesso giorno, la Cogea annuncia il ricorso con l'avvocato Luigi Quinto, che fa parte dello studio del padre, il noto amministrativista Pietro Quinto. Il giorno dopo, 3 marzo, è un sabato. L'avvocato Luigi Quinto si reca al TAR e, tramite il cancelliere Enzo Giannuzzi, contatta Antonio Cavallari, il presidente. Dopo quella telefonata, nella quale l'avvocato perora la causa del suo cliente, sostenendo che il danno sarebbe grave e irreparabile se non si intervenisse subito, Cavallari, presidente della prima sezione del TAR di Lecce, contatta i presidenti delle altre due sezioni, che sarebbero competenti per legge e per prassi, ma entrambi sono fuori Lecce, impossibilitati a valutare il caso prima di lunedì. E allora il presidente del TAR di Lecce torna in tribunale di sabato mattina e firma un'ordinanza con la quale, a meno di 24 ore dal ricorso dell'azienda, sospende l'atto del commissario prefettizio e riconsegna così alla Cogea l'appalto di Casarano. E la velocità di questo passaggio, che suona come un dito nell'occhio per la procura penale e per Cataldo Motta, che quando si tratta di guerra a quelle che ritiene infiltrazioni mafiose non guarda in faccia nessuno. E infatti, di lì a qualche mese, metterà sotto inchiesta tutti, con l'accusa di abuso d'ufficio, il presidente del TAR Cavallari, l'avvocato Quinto e anche il cancelliere Giannuzzi. La nostra storia sta arrivando alle battute finali. E qui esce dalla storia ed entra nella cronaca più recente, giudiziaria certo, ma anche amministrativa e politica. Dopo i fatti di marzo, con la perdita dell'appalto casaranese, la coppia Gianluigi Rosafio e Tiziana Scarlino è in difficoltà. Seria, serissima. Ma una nuova svolta arriva il 4 di aprile. Come una tela di Penelope, la condanna per l'imprenditore di Taurisano viene di nuovo scucita.
con l'ordine di ritesserla. La Cassazione, infatti, annulla la condanna d'appello, quella sentenza che stabiliva la mafiosità di Rosafio. A 10 anni dai fatti commessi, il processo è tutto da rifare. Viene rimandato a Lecce per una nuova valutazione. La storia ricomincia nelle aule di tribunale, ma intanto Rosafio riparte e lo fa dalla posizione di forza. Ed è a questo punto che riemerge da quell'inabissamento nel quale era di fatto sprofondato dopo la condanna di appello. Anche qui sono le carte a parlare. Tutto si gioca nell'assolato luglio del 2012, 3 mesi dopo quella sentenza della Cassazione che in qualche modo ha ripulito la fedina penale di Rosafio, in qualche modo si intende. Che a quel punto, il 4 luglio, si riprende le quote della Cogea che aveva ceduto a suo tempo al leccese Angelo La Rocca, che esce di scena. Il giorno dopo, il 5 luglio, Rosafio si riprende anche l'intera proprietà della GECO da quel soletano Fabio Manni, nelle cui mani aveva lasciato l'azienda alla vigilia di Natale. Manni rimarrà alla guida solo dell'altra società, la Cogea. E la riemersione vera e propria. Gianluigi Rosafio e Tiziana Scarlino tornano sul ponte di comando delle società, ma per prudenza continuano a mandare avanti sempre i legali rappresentanti delle aziende. Manni nel caso della Cogea, Luca Enriquez nel caso della GECO, ovvero colui che alla fine di luglio 2012 firma a nome della società la richiesta per un impianto di compostaggio da ubicare a Casarano, nella zona industriale. Eccola qui, l'area sulla quale dovrebbe sorgere l'impianto progettato per digerire i rifiuti e trasformarli in concime. Dovrebbe sorgere su 6 particelle catastali della zona industriale, 1306, 1307, 1308, 1314, 1315, 1316. È il patrimonio immobiliare che sta in pancia alle società di Rosafio, che ormai abbiamo cominciato a conoscere. Certo, c'è un'anomalia. Ovvero che la GECO presenta il progetto, ma i terreni sono dell'altra società, la Cogea. E infatti, nel gennaio del 2013, Cogea ufficializza la cessione a GECO del suo patrimonio immobiliare. In quel pacchetto ci sono i 6 terreni della zona industriale, sui quali dovrebbe sorgere l'impianto di compostaggio, e ci sono anche 2 immobili in contrada Mulicchi a Taurisano, ovvero allo stesso indirizzo di residenza di Tiziana Scarlino. Il marito, Gianluigi Rosafio, risulta invece abitare a Gallipoli, in via Pedone 6, una centralissima strada alle spalle del grattacielo. Una centralissima strada che è anche la sede legale della Cogea. L'ultimo atto, almeno per ora, degli infiniti passaggi societari in questa lunghissima storia è forse il più chiaro di tutti. E avviene appena 3 mesi fa, il 1 luglio 2013. Gianluigi Rosafio dona alla moglie, Tiziana Scarlino, l'intero pacchetto azionario della GECO SRL, la cassaforte di famiglia, che porta in pancia anche le residenze di Taurisano e i terreni di Casarano sul quale dovrebbe sorgere l'impianto di compostaggio, che a questo punto, quando nascerà, sarà a tutti gli effetti di proprietà della figlia di Pippi Calamita. Già, ma quando nascerà l'impianto di compostaggio? L'iter è lungo, ma ha ricevuto negli ultimi giorni un'accelerata improvvisa ed imprevista. Il 4 dicembre 2012, infatti, la provincia di Lecce aveva escluso il progetto della GECO dalla valutazione di impatto ambientale, cioè l'esame stringente e puntuale che dovrebbe essere scontato per impianti come questo, destinato a trattare 15.500 tonnellate all'anno di rifiuti, in gran parte frazione umida della raccolta differenziata e fanghi residui della depurazione. Uno dei punti cruciali per escludere dalle procedure di VIA l'impianto di proprietà della coppia Rosafio-Scarlino è l'assenza di insediamenti civili nelle vicinanze. Lo dice il parere del dirigente dell'ufficio tecnico di Casarano, Francesco Longo. Lo ripete la determina del dirigente provinciale all'ambiente, Dario Corsini. E però questa è una circostanza che lascia perlomeno perplessi. Oltre alle imprese presenti numerose nella zona, ecco qui le abitazioni che sorgono tutto intorno ai lotti industriali della GECO. Che le cose non siano nella realtà come invece stanno scritte sulla carta è evidente ad occhio nudo. Ma se anche qualcuno non volesse accorgersene, ci ha pensato il SUAP del comune di Casarano e la sua responsabile Maria Rosaria De Rocco a farlo notare. Con questa nota, indirizzata all'ufficio tecnico di Casarano e per conoscenza al sindaco Gianni Stefano, la dirigente del SUAP si dice in disaccordo con la valutazione dei colleghi ed evidenzia la presenza di un numero consistente di abitazioni intorno, oltre che di un centro di cottura e di una mensa. Questa nota è datata 28 marzo 2013, ma da allora ad oggi nessun riscontro è arrivato, solo il silenzio.
Solo il silenzio è seguito a questo atto ufficiale che in teoria può cambiare il destino del progetto presentato dalla GECO Ambiente, cioè da Tiziana Scarlino, attuale proprietaria, e Gianluigi Rosafio, suo marito ed ex proprietario. Un destino che a breve si conoscerà, perché dopo il silenzio durato alcuni mesi, ecco arrivare l'improvvisa accelerata nell'iter del progetto. Il 24 ottobre 2013 è stata convocata dalla provincia di Lecce la conferenza dei servizi per decidere se approvare o meno il progetto di compostaggio casaranese, cioè se dire sì o dire no al progetto di proprietà della figlia del boss e dell'imprenditore dalla controversa storia giudiziaria, che d'ora in poi nessuno può dire di non conoscere in ogni dettaglio.